Il giorno del mio compleanno è successo di tutto. Mi sono fatto biondo, ho sconvolto tutti quanti i miei invitati con una cena con delitto, c'è stata anche una seduta spiritica e poi è tornato il mio stalker. Ciao a tutti ragazzi, e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e come potrete capire dal mio viso, è mattina presto, sono le 8:30, ma è anche il mio happy birthday, è il mio compleanno oggi. Sto andando alla parrucchiera per fare una cosa assurda, una cosa che era da anni che volevo fare e finalmente penso che sia arrivato il momento. Metti che proprio mi fa schifo sta situa, metti che proprio non mi riesco a vedere, posso sempre rifarmi il castano di nuovo. Comunque intanto partiamo questa giornata che sarà un vlog intero. Hanno da farmi biondo. Quindi sono andato dalla mia parrucchiera e mi ha tranquillizzato dicendomi che se non mi fossi piaciuto dal cambiamento mi avrebbe riportato immediatamente come prima. Ti facciamo subito sapere come sei entrato. E allora io ti dico, Paola, procedi. Li abbiamo decolorati, decolorati e decolorati per un totale di 3 volte. Ci sono stati dei momenti dove veramente mi sembrava che stesse venendo fuori una schifezza, ma proprio una roba oscena. È il momento! Oh, santo paradiso! È arrivata la Giorgia. Ciao! Che bella ripresa! Gianmarco, abbiamo trovato il tuo nuovo look. Questo, vero? Sì. Potrei rivoluzionare YouTube in questa maniera. Io ancora adesso ho un po' di difficoltà a vedermi, onestamente, perché è tanto diverso da come ero prima, cioè è proprio un colore veramente tanto proprio fuori di me. Una fase. Ormai terza fase. Terza fase. Non ho veramente intenzione di tenerlo per molto tempo, vi dico la verità. Giusto un po' per fare qualche video, qualche foto, poi ciao Ness, arrivederci, grazie. Magari una cosa un po' più naturale, perché questa qua è veramente un po' fuori dai miei standard. E ta-da! Questo qua è il risultato, ragazzi. Cioè, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io non sono ancora veramente tanto convinto. Tutti quanti mi dicono che sto bene, io non lo so. Io devo ancora decidere se sto bene. Ogni tanto mi vedo e dico, non sto male. Poi altre volte mi vedo e dico, faccio proprio cacare. Comunque, fatemi sapere voi come sto. Qua vi metto un sondaggio e votate se sto meglio biondo, castano o pelato. Comunque, dopo aver finito la parrucchiera, la mia abbronzatura era completamente andata a fanculonia, ma veramente in una maniera esagerata. E quindi abbiamo deciso io e mia cugina Giorgia di andare in un supermercato a prendere una maschera per scrubbarci, per idratarci, per prepararci alla serata, perché alla sera ci sarebbe stata la mia festa. Elsa e suo fratello. Ecco, il mio autobronzante sta andando veramente letteralmente a fanghiul. E quindi adesso stiamo cercando uno scrub da fare. Abbiamo appena rischiato la morte, volevo dirvelo. Strano, con Gianmarco, strano. Comunque alla fine io ho preso questa che si chiama Skin Polisher della Montagne Jeunesse. Questo c'è un cimice. Dai. Aiuto. No, addosso a me. Hola, le luci sul canale. Ok, salvi. Questa qua è casa di Giorgia. E siamo chiusi fuori. Scavalchiamo. Allora. Devo salvare il prodotto. Cacchio, ma quella è la palla, Wood. Perfetto. Ciao, è stato bello, arrivederci, grazie. Allora ragazzi, improvvisamente questo video si è trasformato in mi provo una maschera con mio cugino. Sì, allora vi dico, il profumo è veramente molto buono perché sa di miele. Certo che ti dona con i capelli bianchi e con la maschera. Ma bellix. Usare quotidianamente. Addirittura. Ma sono crazy questi. Chi è più brutto tra me? Ma sembri The Mask. Spumeggiante. Sei tutto bianco, denti bianchi, capelli. Porca vacca, veramente. Maschera cosa bianca. Mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Sto diventando tutto bianco. Come Michael Jackson. marrone. Beh, qualcosa l'ha tolto, dai. Sì. Allora ragazzi, ho fatto la maschera da Giorgia e anche lo scrub, abbiamo fatto di tutto, la bronzatura è quasi venuta via tutta quanta. Allora vi dico solo che per la cena di stasera, per il mio compleanno, la mia idea di base era quella di far vivere ai miei amici e ai miei invitati un mio video. Oh mio Dio, non ci sono più chilometri, oh mio Dio, sto
per stare a piedi. Purtroppo non sono più riuscito a vloggare tanto lì perché mia sorella Giulia ha cominciato a fare un sacco di versi, perché non sapeva cosa mettersi, non sapeva cosa fare. Insomma, ogni roba non la trovava. Comunque adesso siamo in ritardo e quindi sta guidando lei e stiamo rischiando la vita. Non rischi mai la vita con un pilota. Sì. Pilota di tricicli. Vista. Porca vacca, anche in curva. Vista, spostati. Oh, Maria del cielo. Spostati. Addio Giulia, ci ammazziamo. Insomma, un sacco di casino. Fatto sta che siamo arrivati in ritardo e lì ci stavano praticamente già aspettando tutti quanti. Vai, finalmente siamo arrivati alla location. Alla location dopo che la Giulia ha fatto un sacco di versi. Comunque siamo a Chioggia, per chi non lo sa. Però penso, ho detto, mi avrebbero riconosciuta, però non mi hanno cagata. Quindi non so se siano loro. Vai, ciao, sono arrivato. Sei meraviglioso. Wow, i miei amici sconce. Sei bellissimo. Meraviglioso. Sei bellissimo. Wow, che bella questa sala. Sta benissimo. Wow. Allora, rendetevi conto, questo qua è il tavolo, questa qua è la sala. Per vedere mia sorella devo fare così. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Vai, grazie. Grazie alla Graziella. E lì in quella sala ho deciso di organizzare una cena con Delitto. Questa sera proveremo a materializzare la figura di una persona che ormai appartiene al regno delle ombre. Panico. È drama, io ve l'ho detto. Re di Nigan. Re Faket. Zemayan Faket. Minigan de Fatel. Maria Gran. Sarigetti mi pare cavata. Mariganina non parate possibile. Quarenca. I rocket. Madet. Santa della salute. Ah, ho sentito una voce calda e sudente che mi offriva il suo aiuto. Sei forse stato tu? Iscariota ballerina, ha funzionato! Accendete le luci, per favore! Parla, spirito senza pace! Qual è il tuo nome? Chi mi ha ucciso? E io finalmente potrò trovare pace. La cena con Delitto è stata fantastica, perché ho trovato questi ragazzi della compagnia di Help e ho trovato tanti i loro contatti giù in infobox, che sono stati bravissimi. Avevano organizzato una trama che era basata su l'invocare uno spirito di una ragazza, Wilma o Velma, non mi ricordo più, e dovevamo risolvere il suo delitto, cioè chi l'aveva uccisa tra i suoi ex amanti. Ed è stato fantastico perché c'è stato all'inizio la seduta spiritica, poi c'è stato il trama, il fumo, lo spirito che girava per tutta la stanza, tutta la sera. È stato fantastico. Quando gioca a Roma, silenzio de tomba, oh. Solo rutti e scorregge, è chiaro? Oh. Comunque io penso che si siano divertiti tutti quanti. C'era il trama, c'era il fantasma, c'era la cena, c'ero io che facevo il pagliaccio, c'erano tutti quanti, c'era proprio tutto il mio canale, cioè mancavo... Chi è che mancava? La mia telecamera. Eh no, c'era anche quella. La faremo a risolvere il mistero di chi ti ha ucciso. Speriamo. Baciones. Dylan Dog, dicevo semplicemente una copia, un'imitazione di quello che è il mio effettivo stile, è quello che... Che razza di colpo, ti stavo schiantando il bicchiere. Oh mio Dio. State tranquilli signori. Ora ci sono io. Vai drama. Ma mi ha chiamato il mio amico Dylan Cat, mi ha detto che qui c'è un caso di omicidio da risolvere, se non sbaglio, vero? Maria Verdi. E sono il grande commissario di polizia Pier Filippo Favino. E sei quello che l'ha minacciata allora? Buona che sei. Vai, c'è il mistero da risolvere, abbiamo solo 10 minuti, raga. Tanta ansietà, riprendi me. Ma visto il mio dramma? Allora, vai con la faccia dramma. Favino risolverà questo caso? Forse. E tanti auguri a te. Ne hai bisogno degli auguri. Non sparare però che mi spari. Praticamente io mi ero messo in gruppo con Giorgia e Luna per fare il team biondi. E ovviamente essendo biondi
di conseguenza eravamo anche stupidi, abbiamo perso. Mentre il gruppo che era formato da mia sorella Giulia e da mia cugina Nicole hanno vinto. Ma mia cugina Nicole mi ha messo dentro il suo gruppo e quindi ho vinto anch'io. Grazie, grazie, grazie. Pare che abbia vinto. Qualche ora prima, mentre io ero in ritardo per arrivare lì in hotel, perché mia sorella Giulia aveva fatto un sacco di casini, comincio a ricevere un sacco di messaggi. Dove sei? Quando è che arrivate? Siamo tutti quanti qua? Cioè non rispondeva nessuno, anche perché volevo vloggare. Insomma, arriviamo e vi ho fatto vedere nel vlog questa scena. Ecco, in questa scena qua vedete proprio il ponte di cui vi parlavo, che è davanti all'hotel. E sopra quel ponte c'è una figura. Potrebbe essere chiunque, però secondo me nella storia questa persona qua, questa scena qui è abbastanza importante. Ho visto due ragazze passare e ho detto che siano loro, però sono senza occhiali e non l'ho visto bene. Comunque, mentre sono all'interno dell'hotel e ci stiamo per sedere, ricevo un messaggio da un numero sconosciuto. Io, boh, non lo bado neanche, anche perché sto vloggando. Poi penso che magari sia uno degli invitati, che ne so, ha cambiato numero, mi ha mandato un messaggio per dirmi sono dall'altra parte, che ne so, dell'hotel o dall'altra parte della città. Fatto sta che ricevo delle telefonate quella sera lì in continuazione da vari numeri e pensavo che fossero persone che mi volevano fare gli auguri, tipo i miei parenti, così, non le badavo e lasciavo che partisse la segreteria. Penso che saprete tutti quanti che quando qualcuno vi lascia un messaggio in segreteria, vi arriva il messaggino. Ecco, di solito io non vado ad ascoltare i messaggi in segreteria, ma direttamente chiamo quel numero e chiedo cosa vuole. Stamattina ho il trasferimento del mio numero dall'operatore 3 a Wind. Aspetta che provo ad andare a vedere chi è che mi aveva lasciato messaggi in segreteria, che magari sono delle persone che anche si sono disturbate per farmi gli auguri, io manco le ho richiamate. Vi metto adesso la clip del messaggio in segreteria che c'era. Dicembre 39, dolore, mi ricordo mese dell'anno 10° di Saresa, il 9 del mese, foda che traccia nella città. Allora, vi dico la verità, che anche solo riascoltare il messaggio a me mette completamente i brividi, perché c'è solo una persona che può mandare un messaggio del genere, ed è lo stalker della Bibbia. Cioè, chi altro potrebbe essere? Chi è l'unico folle che può fare cose del genere? O è uno scherzo o è lo stalker della Bibbia. Mentre mi stavo preparando per editare questo video, sono andato a vedere le foto prima di cancellarle che avevo fatto lì nel ponte. E raga, proprio dall'altra parte del ponte c'è sta figura lì fissa così che mi guarda. Ditemi voi se non vi ricorda lo stalker della Bibbia. Se è veramente lo stalker della Bibbia, il messaggio che ha lasciato, quello lì, Geremia, ha un significato ben preciso. Quindi qua dice, nel quarto mese, il 9 del mese, fu aperta una breccia nella città. Allora, il quarto mese è aprile. Il 9 aprile tornerà lo stalker della Bibbia. Quel giorno lì, vloggo dalla mattina alla sera. Se è lui, il 9 aprile succederà qualcosa. E niente ragazzi, questo è tutto quello che è successo il giorno del mio compleanno. Quando si dice una giornata tranquilla... Fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti. Pensate che lo stalker della Bibbia sia tornato? Pensate che tornerà? Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che devo continuare con questi vlog. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, ogni sabato alle 10:30, ogni tanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!